Amiche e amici di Generiamo Salute, benvenuti al consueto appuntamento con chi è in prima linea nella gestione di questa epidemia di Covid-19, il farmacista. Oggi siamo a Empoli, ospiti della parafarmacia della dottoressa Biondi, ospiti quindi della dottoressa Martina Biondi, che è farmacista, si è laureata a Firenze, ha lavorato per 12 anni in farmacia, in modo specifico a Empoli, poi si è preso un anno sabbatico, è stata per un anno negli Stati Uniti, è rientrata, ha ripreso a lavorare in una farmacia di Firenze, nel contempo ha finito la specializzazione in omeopatia. Dopodiché ha deciso di aprire una parafarmacia per conto suo, parafarmacia che sta portando avanti da 6 anni con notevole soddisfazione. Vedevo dietro fa anche preparazioni galeniche, almeno c'è scritto sul vetro. Dottoressa, grazie di aver accettato questa intervista. Buonasera, no, grazie a voi che mi avete invitato. Grazie mille. Dottoressa, può farmi un quadro rapido di qual è la situazione attuale con la quale vi state trovando in questo momento in farmacia? Allora, la situazione rispetto a un po' di tempo fa adesso è un po' più tranquilla, quindi si riesce a gestire un po' meglio. Rispetto appunto all'inizio, ai primi del mese in cui c'era un po' il, diciamo, un po' di delirio, quindi adesso è un po' più calma, è un po' più calma la situazione in generale. Ora, Empoli, diciamo, è un po' rispetto ad altri territori, è sempre stato comunque un pochino più tranquillo, anche come casistica appunto relativa al Covid-19 ce ne sono, però è comunque un po' più tranquilla, quello sì. Capito. Quali sono le principali difficoltà con le quali si trova ad avere a che fare nello svolgimento quotidiano del lavoro? Non so, compartimentazione, utilizzo di DPI che si trovano o non si trovano? Sì, esatto. Allora, diciamo che il lavoro è cambiato rispetto al pre-Covid, nel senso c'è molto lavoro ed è un lavoro diverso, anche volendo anche più snervante e più faticoso, perché le richieste ovviamente sono tutte dirette sui dispositivi di protezione o comunque su altre cose che purtroppo in questo momento si trovano con molta, molta, molta difficoltà. Quindi all'inizio il problema erano le mascherine, e adesso le mascherine ce ne sono in abbondanza. Tra l'altro proprio in questi giorni la Regione Toscana ha deciso di fornirle gratuitamente alla popolazione. Quindi le mascherine era un problema risolto, però terminato il problema mascherine è venuto fuori il problema per esempio della vitamina C, che non si riusciva a trovare più nemmeno quella. Io, come lei ha detto, appunto ho fortunatamente il laboratorio e quindi mi sono messa a prepararmi la mia vitamina C da sola e insomma non è semplice anche proprio da un punto di vista di trovare il tempo, però insomma anche quello problema risolto. Adesso quello che viene richiesto è più in prospettiva delle future riaperture o ripartenze graduali da parte di negozi, aziende, ditte, quindi viene richiesto proprio il materiale che dovrà essere, presuppongo, obbligatorio, per cui termoscanner, mascherine, possibilmente le P2, piuttosto che viene molto richiesto anche il pulsossimetro, quindi, e anche questi difficilmente si trovano. Quindi è una continua ricerca di prodotti che risultano difficoltosi e poi non solo, ma insomma se si trovano anche riuscire a trovarli a un prezzo che sia ragionevole, che rimanga il più possibile nella media dei prezzi che ci sono sempre stati. Quindi le difficoltà sono un po' queste a scapito di quello che era il lavoro insomma normale, più quotidiano, quindi è un lavoro un po' più faticoso. Capisco. Senta, invece, dal punto di vista emotivo, com'è fare il farmacista in un periodo come questo? Non è facile perché ora, soprattutto, insomma, per chi mi conosce, sa come sono io, come lavoro. Io sono molto empatica con i miei clienti, pazienti, quindi ho un rapporto, spesso diventa quasi di amicizia. Io ho aperto una parafarmacia proprio per questo motivo, cioè per avere il rapporto con il cliente che spesso nelle farmacie si perde. Quindi mi piace coccolare i miei clienti, mi piace ascoltarli, mi piace proprio consigliarli, quindi mi piace fare veramente la farmacista.
in questo momento questo contatto chiaramente viene un po' meno, un po' per le barriere proprio fisiche che si sono dovute mettere, un po' anche perché appunto, come dicevo prima, ha cambiato il tipo di lavoro, quindi purtroppo è, questo contatto mi manca, manca un po'. E, quindi spero insomma che piano piano poi le cose migliorino, e però si cerca comunque sempre di rassicurare il cliente, di tranquillizzarlo, perché appunto ci sono dei momenti difficili sotto tanti aspetti, insomma ci sono delle situazioni che sono piuttosto complicate, quindi si cerca sempre comunque di venire incontro alle esigenze del cliente. Spesso le persone magari non possono venire, quindi anche portarli alla medicina a casa o consegnarli qualcosa a casa diventa importante, e chiaramente si cerca di organizzarsi anche in questo. Quindi è pesante anche da un punto di vista emotivo, non è facile. Andando invece proprio al lavoro così, quotidiano, qual è la sintomatologia prevalente in questo periodo? I sintomi per cui i pazienti stanno venendo di più in farmacia? Allora, i sintomi, alcuni sono legati proprio alle contingenze, nel senso che ora si inizia ad avere problematiche, per esempio, di sonno, quindi persone che non riescono a dormire, che dormono con difficoltà, addirittura problematiche anche di ansia o anche attacchi di panico, per esempio, perché la gente inizia insomma veramente ad accusare la pesantezza di questa situazione. Questa è una sintomatologia che sta diventando piuttosto frequente. Oppure sintomi anche legati, per esempio, a problemi digestivi, perché chiaramente stando in casa non ci si muove, si mangia diversamente, anche probabilmente anche di più, perché chiaramente avendo più tempo si cucina e quindi si mangia. Per cui ci sono problematiche proprio legate anche al gonfiore, alla difficoltà digestive, quindi queste sono legate al Covid, sono in questo momento quelle principali. Ovviamente da noi non arriva la sintomatologia respiratoria, perché chiaramente magari discorso di prevenzione sì, e quello è sinceramente anche un fattore su cui ho puntato molto, cioè va bene lavarsi le mani, va benissimo mettersi le mascherine, e tutto quanto, però ci vuole anche la difesa immunitaria, perché poi alla fine è l'unica cosa che in realtà fa la differenza. Quindi se io ho un sistema immunitario più forte, chiaramente sarò avvantaggiato rispetto ad altri. Quindi il consiglio è stato basato molto anche su questo, parlavo appunto prima della vitamina C, ma insomma non solo. Insegna appunto che l'echinacea, il ribes nigrum, sostanze del genere sono importanti, piuttosto che rimedi omeopatici come l'arsenicum album, insomma, o altri. Quindi puntare molto su quello. Poi la sintomatologia di stagione sarebbe l'allergia, ma chiaramente è passata in secondo piano, perché ci sono gli allergici, anche perché è stata una primavera meravigliosa, quindi chiaramente l'allergia c'è stata, però le persone hanno quasi paura a starnutire, a fare un colpo di tosse e a dire che hanno l'allergia, quindi però è così, le sintomatologie prevalenti insomma sono queste. Al momento. Beh, dottoressa, siamo quasi alla fine di questa nostra chiacchierata e diciamo che stiamo osservando una fase, se si può dire, calante di questa epidemia. Sì. Vorrei che facesse una considerazione, comunque una proiezione nel futuro su come vede il lavoro nella sua parafarmacia da qui a 4-5 mesi. Come si immagina? Ma mi immagino. Allora, la voglia di tornare, diciamo, alla normalità è tanta, quindi i prossimi 4-5 mesi per noi sarebbero dedicati a tutto il discorso appunto dei solari, del mare, cura della pelle e quant'altro. Ora, è vero che si prende il sole in terrazza, quindi comunque i solari me l'hanno chiesto lo stesso,
Però ecco, non lo so, me lo immagino, per esempio, io tra l'altro ho qui anche una cabina estetica, un centro estetico, quindi la voglia anche di riprendere i trattamenti, quindi io spero, insomma, per fine maggio di riuscire a riaprirla. Però ecco, vedo che comunque le persone hanno comunque voglia di riprendere le cure, le terapie che hanno sempre fatto, i trattamenti che hanno sempre fatto, eccetera. Quindi io sono comunque molto, molto ottimista, logicamente tutto con le dovute precauzioni, sempre chiaramente all'insegna della massima sicurezza, e speriamo di riuscire a riprendere al meglio. Bene, dottoressa, io la ringrazio per questo tempo che ci ha voluto dedicare, per queste parole, diciamo, che ci hanno aperto un futuro assolato, se non altro. Spero assolato. Guarda, non lo dica a me, che io, vabbè, qui siamo sul mare, per cui insomma sentiamo questa barriera invisibile che ci tiene lontana ed è terribile. Sì. Però sì. Insomma, fra un po' ritorneremo. La ringrazio per il Grazie. Bel lavoro che sta facendo e per questa figura di presidio reale, presidio reale nei confronti per il cittadino, nei confronti di questa epidemia. La ringrazio personalmente a nome dell'azienda che rappresento, ma anche proprio come cittadino italiano. Grazie, dottoressa. Grazie mille a voi, grazie davvero.